Bentrovati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Farò questa review in salsa ridotta. Non sono stato bene sti giorni, non è dovuto alle risate da review, anzi, già ero sofferente. Meno male che mi hanno fatto ridere di cuore. E quindi ieri non sono riuscito a fare il video, lo faccio oggi, cerco di accorpare il più possibile, perché mi dispiace comunque non dirla mia riguardo al capitolo, perché è un bel capitolo. E quindi via, dai, cominciamo. Innanzitutto, se volete supportare questo video e il canale, iscrivetevi, lasciate un like, che è solo grazie ai vostri like che si può diffondere ovviamente il messaggio. Se volete supportare, abbonatevi, o altrimenti vi basta guardarlo fino in coda e far partire qualche spot quando partiranno. Allora, come vi dicevo la volta scorsa, Mars è entrato immediatamente nell'impenetrabile cupola di frontiera. Se vi ricordate, veniva detto che era Kizaru l'unico che poteva superarla indenne. Ma siccome loro non si fanno nulla, sono invulnerabili, hanno un costo super recupero incredibile che non si capisce di quale tipo di natura sia, voilà, leggers sont fait, come si suol dire, no? E la scena è molto bella, soprattutto perché, lasciatemi una nota di colore, voglio sempre un po' divertirmi anch'io, no? C'è Jinbe che si accorge subito di essere al cospetto con uno dei suoi colleghi, dei sei anziani, dove lui è il sesto, infiltrato, no? Tra le file dei pirati. E poi chiede anche scusa a Lucci, suo collega del CP0, no? Jinbe vecchio cuore, con i piedi in tutte le scarpe possibili e immaginabili. Sto ovviamente scherzando, non vi triggerate, non andate via, non piangete, è uno scherzo forse. A parte Jinbe e i suoi deliri di potenza, qui troviamo Lucci ancora vivo e in piedi, nonostante i tre squarci di Zoro sul petto. Allora, questa scena mostra una cosa evidente: Lucci è estremamente forte, il che rende Luffy incredibilmente inarrivabile col suo risveglio, ma mette anche Zoro sotto un'altra luce, perché è incredibilmente forte anche lui. Non c'è motivo di dubitare di questo, non c'è mai stato. E il fatto di non essere a piena forza in questo combattimento sottolinea per l'ennesima volta quanto sia incredibile lo spadaccino. Lucci, abbiamo visto in mille salse, è un frutto risvegliato, uno zon carnivoro, usa le sei tecniche, ha sviluppato persino il ritorno alla vita, di cui vi parlerò riccamente nel fact checking 42 che uscirà a breve. E tutto questo combattimento mette in risalto le caratteristiche di entrambi. Ed è un vero peccato, perché Oda 20 anni fa, 15 anni fa, avrebbe donato ai due contendenti dei capitoli sensazionali dedicati solo e soltanto a questa sfida, che ci avrebbero fatto rizzare i peli su tutto il corpo. E invece, dovuto alla narrazione che ha dovuto differenziare rispetto a quella del passato, rispetto al fatto che comunque deve dare tempo e spazio ad altre cose, sacrifica i combattimenti, che ha sempre detto Oda di non essere il suo punto principale nella sua narrazione. Però è un peccato, perché questo combattimento Lucci-Zoro, con le condizioni che si sono evidenziate alla fine di questo combattimento, sarebbe stato qualcosa di incredibilmente epico. E Lucci, oltre alla maturità fisica che dimostra in questo capitolo, dimostra anche di essere maturato nell'anima. Alcuni hanno storto il naso nel vedere il leopardo chiedere all'uccellaccio Mars, tra l'altro non si capisce neanche se sappia chi sia, ma è possibile, visto che lavora proprio per loro, di risparmiare il compagno Kaku. Ma è una situazione estremamente lineare e credibile quello che succede. Il Lucci di 2 anni fa non lo avrebbe mai fatto, questo è ovvio, evidente. Ma post Enies Lobby c'è quella bellissima mini avventura del CP9 dove vediamo tutti i compagni di Lucci prendersi cura di lui. Si mettono per strada a racimolare denaro, facendo spettacoli, fanno i fenomeni da baraccone e raccolgono la cifra per curarlo dalle mazzate che si è preso da Luffy durante il combattimento sull'isola giudiziaria. Ecco cosa significa e giustifica la reazione di Lucci nei confronti di Kaku. Anche il mostro più brutale e spietato del mondo può provare riconoscenza nei confronti di un gesto d'affetto totalmente disinteressato, qual è stato quello dei suoi compagni del CP9. Io credo che questa scelta di Oda sia meravigliosa, perché rende anche
il peggior cattivo quale possa essere Lucci, una persona che riesce comunque a provare affetto e riconoscenza nei confronti di qualcuno. Anche nell'anima più nera può nascondersi una fiammella di luce. Per me è meraviglioso. Poi nulla giustifica le azioni di Lucci. Lucci non sarà mai un personaggio positivo, qualunque cosa farà nel suo futuro, perché non puoi cancellare le stragi che ha fatto in precedenza. Ma questo non significa che anche uno come lui non possa provare qualcosa nei confronti di qualcun altro. Ecco, qua la risposta di Mars potrebbe essere invece molto interessante per capire come si svilupperà questa situazione, perché Lucci chiede pietà per Kaku e Mars dice che non gliene frega nulla, perché se deve disinfestare dagli insetti non ne può salvare uno e tutti gli altri, no, lo fa e basta, no? Gli insetti gli si schiaccia tutti, senza dire questo sì, questo no, è una scelta banale, su tutte schifezze, bla bla bla, e via, pulizia. Ecco, alla frase di Mars, Lucci non ha reazioni, non ci sono balloon, non ci sono sguardi, non c'è il punto esclamativo, non c'è niente. Mars fa la sua affermazione e fine così. Ecco, qua capiremo la scelta di Lucci, se ci sarà. Così come abbiamo visto anche la scelta di Kizaru. Il lavoro o la famiglia? Kizaru ha scelto il lavoro, con le conseguenze che ancora vediamo. È lì a terra, con la faccia coperta dal braccio, macerato dai rimpianti. E Lucci cosa farà invece? Sceglierà la famiglia, quindi Kaku, la persona a cui deve la vita in questo caso, sceglierà invece il lavoro. Ricordiamoci a Marijuà che diceva di Charlos con Shiraoshi, le decisioni degli dèi sono inequivocabili, cioè loro parlano e noi obbediamo. Loro sono di dèi, non possiamo dire nulla. E qua sono curioso di vedere se reagirà innanzitutto e nel caso lo facesse quale sarà la sua scelta. Ditemi voi cosa pensate possa fare Lucci a questo punto. Cosa possa fare Lucci in questo caso. Poi abbiamo una scena tra Luffy e i giganti. A me ha fatto sorridere, ma è quel sorriso un po' amaro, un po' divertito. Negli scorsi capitoli vedevamo Dory e Brogy arrivare urlando «Eccoti, Dio del Sole, finalmente, no? Sei arrivato, siamo qua per te, siamo arrivati noi a salvarti». E adesso invece, vedendosi finalmente con Luffy faccia a faccia, e lo vedono trasformato finalmente nel loro dio Nika e tutto il resto, del quale probabilmente avevano visto l'aspetto sulla taglia consegnata insieme al giornale, e dicono che semplicemente lo hanno associato alla loro divinità e si sono esaltati perché hanno visto il loro amico, perdonatemi il paragone, in cosplay del loro dio di Elbaf, tant'è che gli chiedono ma come mai ti sei vestito così, cosa è successo, esatto, ci hai ricordato tantissimo il nostro dio. E sembri lui così conciato, no? E lui e Luffy dice, ma che cazzo state dicendo? Ma cosa state dicendo? Ne parliamo dopo, gli dice, non capisce. Non capisce neanche lui, ma come non capisco nemmeno io perché Oda ha fatto sta roba. Cioè è un bastardo. Perché poi, per quanto la scena sia piuttosto imbarazzante, se la contestualizziamo in una visione esterna, quindi extra capitolo, extra volume, extra One Piece, non è nulla di lontano dalla realtà. Faccio un esempio scemo. Poi non voglio giustificare Oda né, scusa, è una stronzata, perché ci ha presi in giro. Però io mi sono immaginato, no? Un amico che non vedi da 10 anni, te lo ricordi, magari un cappellone, rock and roll, sbarbatello. Ecco, te lo vedi, bello pulito, con un bel paio di baffoni alla Tom Selleck. Tu lo vedi da lontano e ci dici, ciao Giovanni, no? Come stai? Bella Tom Selleck, vecchio cuore, cioè gli dici questo, no? Ah, cacchio, mi ricordi Alberto Castagna, mi ricordi, non so, Maurizio Costanzo, quei bei baffoni, mi ricordi Marco Columbro, Federico Fazzuoli, giusto per fare un elenco di portatori importanti di baffi. Lo so, è una giustificazione tristissima la mia, ma la scena che Oda ha messo in piedi è questa. I due hanno riconosciuto il loro dio nella taglia di Luffy. Ma loro sanno che quello è Luffy, l'hanno conosciuto, l'hanno incontrato, hanno avuto a che fare 2 anni fa. E nel momento in cui poi loro arrivano, Dio del Sole, no, che bello che sei, come va, come va? Poi lo incontrano, cazzo, ma somigli proprio, sembri proprio lui, sembri proprio lui. Come mai? Come mai questa decisione di vestirti così? Loro non lo sanno che Luffy è davvero Nika, non sanno niente. Non lo sanno, Shanks non gli ha detto niente. Hanno fatto tutto loro, di loro sponte. E noi di conseguenza abbiamo fatto il resto, perché Oda è un infame e ci spinge a fare il resto. Lui vuole che noi completiamo i pezzi per poi dirci, ah no,
ah no, non è così, ah no, non è così, neanche qua era così, loro non sapevano niente. È tristissima sta cosa, giuro, è un momento tra l'imbarazzo e il divertimento, poi dici ma che cosa, tra l'altro poi ci sono i golosei che ma questi qua ci sono, ci fanno, cioè sono amici di questa persona qua, è pericolosissima sta situazione, no, ma voi sapete chi è quello lì? Sapete chi è? Sì, è il nostro amico. Cioè, non capisco, veramente, è triste e divertente. È triste e divertente. Vabbè, comunque, vediamo l'attacco di Workory, che è questo anziano che poi sta a forma nel facocero Pumba, e fa un mega rutto all'ambizione del Re Conquistatore. Alcuni si sono stupiti nel vedere uno dei cinque anziani con il Re Conquistatore, ma non mi sembra nulla di anormale. Questi governano il mondo, benché di facciata, e ci sta che a conti fatti siano dei re conquistatori. Non è una cosa che mi turba, ma nemmeno mi esalta. Va bene così, alla fine lo sappiamo, qua contano le dimensioni e Luffy dovrà averla più grossa di tutti, l'ambizione. Quindi anche se ce l'hanno loro, pazienza e buonanotte. In ogni caso, il ruttone di Workory è talmente forte da smontare Luffy come fosse un Lego. Questa cosa mi ha ammazzato, avete visto la reaction che ho riso per 10 minuti ininterrotti, meraviglioso. Ecco, Nika è la scelta più bella, secondo me, che Oda potesse mai fare per il suo protagonista. So che molti non saranno d'accordo con questo, non a tutti è piaciuta la scelta, e va bene così, io non ho apprezzato, come sapete, la dinamica con cui ci ha portati lì, ma ho adorato e adoro tuttora la trasformazione, perché sono quelle stupidate, quel divertimento con cui sono cresciuto, quei cartoni animati lì spopolavano negli anni 80, 90, e per me è proprio pane per i miei denti, mi ha fatto ridere, mi faceva ridere quando ero bambino, mi fa ridere tuttora, quindi per me è meraviglioso, poi de gustibus ovviamente. Ecco, gli attacchi dei due giganti invece richiamano elementi della cultura norrena. C'è lo Svalin, questo attacco è lo scudo del sole, da cui poi chiaramente fa riferimento anche il titolo del capitolo, è uno scudo leggendario, la cui storia e caratteristiche poi lo rendono un elemento affascinante delle antiche leggende nordiche. Ecco, questo scudo possiede un potere straordinario, proteggeva la terra dai raggi devastanti del sole, perché senza questo scudo, secondo le credenze, i mari si sarebbero prosciugati e la terra sarebbe stata consumata dalle fiamme del sole. Ecco, l'etimologia del nome può essere tradotta come che raffredda, che fa freddo, evidenziando ulteriormente il suo ruolo di scudo contro il calore soffocante del sole. Ecco, però, ecco, non vorrei che si andasse al di là della mera citazione, nel senso, Oda ha citato questo scudo che è legato al sole, la dea Sol della mitologia norrena, ed è uno scudo che protegge la terra dal sole, però non è che il sole è cattivo, il sole fa il suo lavoro, e in questo caso non c'è da vederci come se i giganti volessero proteggersi dal sole Nika, cazzate cazzatine, no, è una citazione, Oda ha trovato sto scudo molto bello, un nome figo, che suona anche molto bene in giapponese, apposta e punto a capo, non c'è da fare letture, sovraletture sulla possibilità che bla bla bla, no, non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente. Mentre l'altro attacco, che si legge come Sukiruda, si legge Skilja. Skilja è il verbo norreno che significa dividere, separare, distinguere. La lingua norrena, che era parlata chiaramente dai popoli scandinavi durante il Medioevo, il loro periodo poi di massimo splendore, ha lasciato un'eredità linguistica che ancora oggi si ritrova in molte parole scandinave moderne. E Skilja è un verbo che viene utilizzato in vari contesti, soprattutto legati alla separazione di oggetti, persone e di concetti astratti. E quindi banalmente, in questo caso, essendo un colpo che va a tagliare, che va comunque a dividere il combattimento tra gli anziani, i giganti, i Nika, eccetera eccetera, Oda ha scelto di prendere una terminologia che suona anche molto figa, Skilja, cioè un bel nome di nuovo, e l'ha inserita nel suo contesto giapponese, tant'è che poi il kanji con cui ti dice la lettura di questa parola è proprio il kanji di dividere, divisione, tagliare. Molto bene, anche qua in questo combattimento Luffy dimostra di essere il migliore in assoluto ad utilizzare questo frutto mitologico, no? Respingendo al mittente gli sputi di Saturn,
creandosi una mazza da baseball in stile Tom e Jerry, a suon di morsi. Proprio come vedevamo in un episodio di Tom e Jerry dove Tom prendeva un pezzo di legno, lo metteva davanti al cane, il cane mangiava il pezzo di legno, gli trasformava in mazza e poi lo usava per picchiarlo. Qua invece lui prende una bella palma, se la fa lui e si fa la super mazzona, divertentissimo. Ecco, vediamo sulla mazza e sul cappellino che poi si mette in testa il numero 56, che è un numero sempre associato a Luffy fin da quando One Piece ha avuto inizio, più o meno, non so, non ricordo bene la prima volta che è successo, ma ho letto delle interpretazioni un po' balorde di questa cosa. Semplicemente 5-6 si può leggere come Gomu, a dimostrazione di quanto Luffy sia ancora convinto di essere il possessore del frutto Gom Gom. Quindi è come se fosse scritto gomma, niente di più, niente di meno. Anzi, forse è più divertente l'esplosione nucleare alla fine della scena, che mi ha disintegrato nel profondo, perché mi ricorda benissimo quelle situazioni assurde che vediamo negli episodi di Will Coyote, dove magari lancia un granello di sabbia e poi c'è la bomba assoluta. Cioè, queste cose qua a me fanno veramente spezzare in mille pezzi, proprio come Luffy con il rutto del Gorosei. E Oda qua di nuovo, dopo l'esplosione nucleare, ricorda e rimarca di nuovo l'impossibilità dei Gorosei di morire, di rimanere offesi, ma di brutto brutto brutto, come diceva un vecchio poeta di Mendrisio. E si ritorna al solito discorso. Perché? Perché questi non muoiono? Perché non vengono colpiti? Perché? Perché io mi sono già sgolato in tutte le salse per capire, cercare di dire, cercare di intuire che cosa è successo, perché loro hanno questi poteri, non lo so. Anche voi mi avete detto le vostre idee, tutti i vostri discorsi, tanto vale aspettare le risposte, perché non c'è niente sulla carta che ti possa dire meglio questa e meglio quest'altra. Qua vale soltanto il senso, la logica personale, e sulla logica personale non ci si fa le teorie per cercare di intuire quello che il sensei vuole darci. Aspettiamo. E infine il capitolo si chiude con Mars che trova York, le chiede dov'è che viene trasmessa la distrazione del video, ma lei è impanicata e non risponde. E poi finalmente il robottone, dopo aver fatto la ricarica di Don Totto, si risveglia e parla. Scusami, Joy Boy, poteva parlare prima che prendevo punti al Fanta One Piece? No. Tre considerazioni con cui andiamo al gran finale di questo video. Gran, non lo so, però andiamo al finale. La prima è su Mars e York. È chiaro che l'avida Vegapunk abbia ancora il ruolo da giocare nell'equazione. Deve ancora dare il suo contributo alla saga, o adesso o in futuro. Lei, la domanda è, si salverà? Una volta che avrà detto a Mars dove sta il generatore del messaggio, verrà uccisa o verrà presa e portata a Marijoa, magari anche salvando il power plant, così che si possa realizzare il Mother Flame? Mi sembra una situazione importante da capire e gestire, perché da come poi si muove questa situazione vuol dire che Imu ha o non ha un'arma in mano, ed è importante nella gestione dell'ottica futura di un combattimento, di una guerra, di uno scontro tra le fazioni. La seconda è sul videomessaggio. Che Mars venga a sapere o no da York dove viene trasmesso questo messaggio, secondo me è chiaro che debba essere trasmesso. Oda stavolta non può scammare. Avremo il dubbio fino all'ultimo secondo. Narrativamente parlando ci sta, è un po' come la bomba di Crocodile che poi non esplode con la miccia, ma aveva il timer. Solo che stavolta è il governo mondiale ad essere la vittima del complotto da parte di Vegapunk. Cioè, non sono i buoni ad essere in pericolo, sono i cattivi ad essere in pericolo dalle azioni di Vegapunk. E allora è facile per davvero che il messaggio, benché sia stato registrato lì, loro sono lì quando avevano fatto il messaggino, possa continuare ad essere diffuso all'esterno da un ripetitore che sta al di là dei confini di Egghead. Perché nel caso in cui Egghead venisse distrutta totalmente, Labo Phase, la cupola, il Punk Record, tutto quello che volete, mettiamo che veramente venga distrutto tutto, stavolta è impossibile che il messaggio non ci venga recapitato. Non ha senso. Già
Clover è morto all'ultimo secondo prima di dire il nome. In questo caso non può rifare la stessa cosa di O'Hara. È tutta la saga che ci parla di O'Hara, di O'Hara, di O'Hara, di O'Hara. Come dire, siamo a un punto uguale, ma andrà diverso stavolta. E allora, mettiamo caso che i Colosei riescano a distruggere il laboratorio e tutto il resto. Se stavolta Dragon avesse aiutato Vegapunk, facendo lui da ripetitore, grazie a qualche cosa mandata per tempo a Kamabaka, cacchio, sarebbe un bel punto per l'inutile rivoluzionario che finora non ha fatto altro che girarsi i pollici. Daremmo anche un senso a quella scena della telefonata tra lui e Vegapunk. Sto per morire, Dragon. Ma cosa stai dicendo, Vegapunk? Poi si interrompeva così, no? La chiacchierata. Però magari c'è stato un pezzo in più. Guarda, siccome io penso questo, io ora ti mando sta roba. Nel caso in cui il laboratorio venisse distrutto, chi sarai tu a portare avanti il discorso? Perché? Perché c'è quella frasettina nel loro flashback. Non dimenticare l'obiettivo, Dragon. È importante che Dragon porti avanti l'obiettivo. Ed è proprio il caso che Dragon faccia qualcosa in sta saga, perché non può finire la saga senza lui che non abbia fatto niente. Non lo posso accettare. Ultima considerazione, poi vi lascio, vi saluto. Ho parlato anche più del dovuto. Il robottone, o meglio, ciò che dice. Sembra davvero che il fallimento di Joy Boy di 800 anni fa sia stata una concomitanza di eventi nefasti che hanno messo il pirata alle strette e lasciato in solitudine. Tradimenti, non so, soffiate, cambi di fazione. Zunesha, suo compagno, è accusato di aver commesso un crimine senza precedenti. Il robottone si sveglia e chiede scusa. Chiede scusa di cosa? Di qualcosa di 800 anni fa o di qualcosa di 200 anni fa? Perché ancora c'è da contestualizzare il motivo per cui è andato a Marijuana. E poi c'era Joy Boy che ha lasciato una lettera di scusa a Poseidon per non aver mantenuto la promessa, la parola per qualcosa. Che diavolo è successo? Intrighi e tradimenti a corte ci aspettano nel flashback del secolo vuoto. Sembra un'opera shakespeariana, no? Qualcuno che assassina, o Agatha Christie, che ne sappiamo? Vediamo. Io non vedo l'ora. Non vedo l'ora davvero di capire che cosa è successo, perché ora abbiamo Nika, Joy Boy, questo marasma di cose che si mescono, chi è chi, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni magari di queste cose. Io, sapete, andrò in Giappone, però vi lascio dei video un po' alla Pollicino con i pezzi di pane lungo le 3 settimane che ci aspettano di pausa. Pertanto, ecco, non vi lascio soli, benché non sono io a dovervi non far sentire soli, però almeno se avete bisogno o avete voglia di ascoltare qualcosa su One Piece, nelle settimane di pausa mi trovate lo stesso, benché io sarò altrove. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino in coda in questo video. Spero di avervi intrattenuto, non sono a 100, lo vedete, sono un po' stanco, ma non si molla mai. Lasciate un commento, iscrivetevi, un like, abbonatevi se volete supportare il canale. Io vi ringrazio, vi saluto, fate i bravi e divertitevi.